Andiamo con applausi, Marco. Buonasera al pubblico del Festival dei Tulipani di Seta Nera. Siamo in una sede molto particolare per iniziare quest'anno la serata finale. Siamo nello studio di Porta a Porta in compagnia di Bruno Vespa. Buonasera. Buonasera. Grazie, perché il nostro invito si è tramutato in ospitalità, anche questa è una cosa che non accade molto spesso. Noi trattiamo tutte le diversità, raccontiamo tutte le diversità attraverso il cortometraggio, però se esistono le diversità ci sono anche persone in grado di fare la differenza. Il primo è sicuramente Papa Francesco, quest'anno è un personaggio che ci ha regalato davvero tante emozioni. Chiamiamolo diversità, voglio dire. Sì, Papa Francesco è diverso, molto diverso dai suoi predecessori. È stato eletto a sorpresa, meno della gran parte, poi naturalmente stanno sempre quelli, ma io lo immaginavo, io l'avevo detto, io l'avevo scritto, ma non è vero, insomma in larga parte, quindi è stata una sorpresa clamorosa, una sorpresa provvidenziale nell'ottica cattolica, nel senso che sta facendo un grande rinnovamento della Chiesa, suscitando anche delle perplessità in alcune parti della Chiesa stessa, ma sicuramente è il Papa di una popolarità straordinaria. Basta vedere Piazza San Pietro anche durante l'inverno, nelle udienze del mercoledì, e c'è sempre una folla incredibile, quindi è il numero uno, diciamo, della lista. In assoluto, per un personaggio carismatico che arriva, un altro purtroppo è scomparso. Beh, Nelson Mandela è l'altro uomo dell'anno, un uomo con una straordinaria storia personale, gli anni che è passato in prigione, la lotta che poi gli è servita per il Nobel per la pace, la pacificazione tra neri e bianchi. Credo che sia morto con un cruccio, perché purtroppo il Sudafrica non ha saputo sfruttare le occasioni che gli sono presentate, per cui oggi è un paese in difficoltà e la classe dirigente nera probabilmente non è stata alle altezze di quello che Mandela sperava. Il terzo non è un personaggio, ma è una popolazione e un luogo, l'isola di Lampedusa. Beh, è la popolazione dell'isola di Lampedusa. La popolazione Lampedusa, perché devo dire che ne hanno passate di ogni colore, di ogni tipo. Bisogna andarci, come sono andato io con i miei colleghi, a parlare con queste persone, sapere come sono comportate nei momenti più drammatici, quando non c'erano i soccorsi, quando lo Stato un pochino resisteva perché aveva paura, anche in parte motivata, che l'Italia diventasse proprio il punto di accoglienza di tutta la disperazione dell'Africa, e loro non hanno mai protestato, si sono dati da fare, hanno soccorso, hanno assistito, hanno sfamato, quindi è una popolazione veramente straordinaria. Le cronache ci portano ancora purtroppo a delle notizie terribili per quanto riguarda la violenza sulle donne. Un personaggio che ha colpito l'attenzione dell'opinione pubblica è sicuramente Lucia Annibali, che è stata sfregiata con l'acido da un uomo che pensava ad amare. Sì, perché sono state uccise molte donne, ma questo ha fatto sensazione, ci ha colpito, perché è una forma di violenza diversa, una forma di violenza particolarmente crudele. Peggiore forse di un omicidio d'impeto, perché a un certo punto uno perde la testa e no, quando uno sfregia una donna ci pensa, ci ripensa, vuole colpirla nella parte più appariscente, probabilmente anche nella parte di cui questa persona perversa si era innamorato, credeva di essersi innamorata, e vuole distruggerla perché nessun altro possa guardarla e ammirare questa bellezza. Quindi Lucia è diventata proprio un simbolo della violenza subita dalle donne. Ci sono tante donne che si ribellano e alcune stanno nelle istituzioni. Il quinto personaggio da lei scelto è un sindaco. È il sindaco di Rosarno. Il sindaco di Rosarno, la signora Tripodi, che poteva avere una vita tranquilla nel nord Italia, dove si era laureata, e invece ha scelto di tornare nella sua piccola città, molto molto turbata dal problema degli immigrati, dall'assenza di lavoro per gli immigrati e anche per gli abitanti di Rosarno, dove c'è una disoccupazione generale molto superiore a quella del resto d'Italia, un'occupazione giovanile gigantesca. E è una donna che non si è limitata a fare il sindaco, ma dopo 30 anni di indecisioni è una che è riuscita a liberare una casa abusiva, occupata abusivamente dalla madre di un boss importante dell''Ndrangheta. Questo boss le ha scritto
con una busta di carta intestata del comune, quindi intimidazione piena per dire io sono e posso arrivare fino a casa tua, e però il sindaco è andato avanti e siccome nessuna impresa ha risposto all'appalto per demolire questa casa, adesso provvederà il genio militare. Quindi tanto di cappello a questa donna. Bene, questi sono i 5 personaggi scelti da Bruno Vespa per aprire questa edizione del Festival. Noi siamo legati alla RAI perché il Festival va avanti grazie anche a RAI Cinema e alla comunicazione sociale del segretariato. Questo è un compleanno importante per la RAI. Quali sono le sfide che può ancora affrontare? In che cosa la RAI può essere utile per abbattere il muro del pregiudizio? Dappertutto. La RAI può fare tanti danni anche, ma per quello che ha dimostrato in 60 anni può cambiare in meglio il paese. Io sono convinto che continuerà a farlo per i prossimi 60. Grazie Bruno Vespa e benvenuti alla 7ª edizione del Festival Internazionale del Film Corto a Tema Tulipani di Seta Nera. Sigla. Bene. Grazie.